Oggi vi voglio raccontare la storia di un re e di una regina che vivevano in un paese lontano e che si amavano immensamente. Purtroppo però, pur desiderandoli tanto, non avevano figli. E sebbene da molto tempo pregassero perché il Signore concedesse loro di avere un erede, il desiderio dei due sposi sfortunatamente non si era mai avverato. Ma finalmente, dopo parecchi anni di matrimonio, quando avevano quasi abbandonato ogni speranza, le loro preghiere vennero esaudite e ai due nacque una bellissima bambina. Bimba. Oh, bimba mia. La principessina appena nata venne battezzata nella chiesa del castello con una cerimonia solenne. Per festeggiare la piccola, il sovrano invitò a corte tutte le fate del regno. Per la cerimonia battesimale, la tradizione di quella zona prevedeva che la principessina ricevesse dei doni da ognuna delle fate presenti. Benvenute qui a palazzo per la cerimonia battesimale di mia figlia. Prego, cominciate a servirvi. Perché tutte le altre fate del regno sono state invitate a questo banchetto mentre io no? Veramente? Pensavamo che tu fossi morto. Nessuno del regno aveva più visto quella strega negli ultimi 50 anni e per questo tutte le fate la credevano morta. Ti prego di scusarci per la nostra grave scortesia. Accomodati con noi a questa tavola per festeggiare la nascita della principessa. Su, andate a prendere una sedia per lei. Sì, subito. Bene. Le domestiche apparecchiarono anche per la strega, ma usarono stoviglie d'argento e non d'oro come per le altre. Credete di prendermi in giro perché io sono più vecchia delle altre, eh? Ma io non sopporterò questo affronto. Terminato il banchetto, le fate si avvicinarono alla culla della principessina per offrire i propri doni. Quando questa principessina crescerà, diventerà la donna più bella ed affascinante di tutto il mondo. Grazie. Io farò in modo che la principessina abbia un cuore buono e generoso come quello di un angelo. Sarà la donna più elegante che si sia mai vista sulla terra. Questa principessina saprà ballare meglio di chiunque altro al mondo. Avrà una voce dolce e melodiosa e saprà cantare meglio di un usignolo. Suonerà con grande maestria tutti gli strumenti musicali. A questo punto si avvicinò alla culla la strega che non era stata invitata. Quando sarà in età da marito, la principessa si pungerà con un fuso e per questo morirà. Oh, no! Come hai detto? Incredibile. Ma è assurdo! Non è giusto! La principessa non ti ha fatto nulla fino ad ora! Povera. Coraggio, cara, troveremo un rimedio. Guardie, arrestate quella vecchia strega. Come ha potuto quella strega? Tranquillizzatevi, sta. La principessa si pungerà, ma non morirà. Tu hai neutralizzato l'incantesimo. I miei poteri non sono sufficienti ad annullare del tutto l'incantesimo della vecchia strega. Sì, la principessa si pungerà con il fuso, ma invece di morire cadrà in un sonno profondo che durerà 100 anni. Trascorso questo tempo, verrà il figlio di un re che riuscirà a svegliarla e che la chiederà in sposa. È questo che sono in grado di fare per lei. Ti ringrazio. Ah,
Come sono felice, anche se dovrà dormire per 100 anni, mia figlia non morirà. Mia regina, dobbiamo pensare che se la principessa dormirà per 100 anni, per noi non sarà possibile vedere il suo viso sorridente, né sentire la sua voce melodiosa. Già, è vero. È colpa di quella strega. Setacciate il mio regno, raccogliete tutti i fusi e bruciateli. Il re diffuse un proclama con il quale proibiva chiunque di filare con rocca e fuso, o comunque di tenere in casa simili oggetti. Questi dovevano essere dati alle fiamme e distrutti quel giorno stesso. Per tutti coloro che disobbedivano agli ordini del sovrano c'era la prigione. Da quel momento passarono 15 anni senza che niente di insolito accadesse nel regno. Come le fate avevano predetto nel giorno del suo battesimo, la principessa era diventata una fanciulla bellissima e intelligente. E i suoi genitori erano molto felici e sembrava che niente potesse turbarli. Arrivederci, a presto! Ma un giorno il re e la regina partirono per una breve vacanza e durante la loro assenza accadde qualcosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dove potrebbero essersi nascoste? Ciao gattino, da dove sei venuto? Aspettami, Micio, vengo anch'io! E così la principessa salì una scala lunghissima che portava nella torre più alta del castello. Non sapevo che ci fosse una stanza. Buongiorno, signora. Oh, salve, bella fanciulla. Che cosa fa in questa torre? Sto filando, non lo vedi anche tu, bella fanciulla? Sembra una casa divertente, vorrei provare anch'io, mi fa vedere come sì, si fa. Sì, certo. Lei crede che io potrò imparare? Ah, certo, è un'operazione molto semplice. Prendi in mano il fuso. Ha ha ha!
No! No, che disgrazia terribile. Figlia mia, rispondimi, ti prego. Apri gli occhi ancora una volta, per favore. Sono desolata. Io ho cercato di vegliare sempre su di lei. Non è stata colpa tua. Questo era il destino della principessa e niente al mondo avrebbe potuto cambiare. No. Povera figlia mia, dormirai per 100 anni. Figlia mia, figlia mia, non meritavi un destino così crudele. Oh, è la fata buona. La principessa dorme come un angioletto. Dimmi, fata, sei proprio sicura che fra 100 anni mia figlia si sveglierà? Sì, ma la poverina si sentirà molto infelice perché sarà sola. Cosa? Oh. Oh. Tutti nel castello dormiranno insieme a lei. La giovane fata pose intorno al castello una selva intricata di rami spinosi perché nessuno potesse disturbare quel sonno secolare. E così trascorsero giorni, mesi ed anni. Finché un bel giorno, esattamente un secolo più tardi, accadde che un giovane principe si trovasse a cacciare proprio nei paraggi di quel castello. Perché vi siete fermato, Altezza? C'è qualcosa che non va. Cos'è quello laggiù? Vi riferite a quelle torri che si vedono in lontananza? Quello che vedete laggiù è un vecchio castello popolato da fantasmi e da spiriti maligni. No, no, lui si sbaglia. Io ho sentito dire che in quel vecchio castello circondato dai rovi si radunano i maghi e le streghe di tutta la zona. No, no, in quel castello abita uno spaventoso orco cannibale che rapisce bambini e poi li mangia cominciando dalla testa. No, lì ci sono i fantasmi. No, ci sono le streghe. Ma non hai detto che c'è un orco che mangia i bambini? Fate silenzio. Mio principe, non credere alle voci che senti in giro. Più di 50 anni fa mio padre mi disse che in quel castello giace addormentata una bella principessa e che un giovane coraggioso sarebbe riuscito a farsi strada tra i rovi e a svegliarla. Appena udita quella storia, il principe sentì dentro di sé la certezza che sarebbe stato lui a risvegliare la bella principessa che dormiva da 100 anni. Voglio andare laggiù. No, Altezza, aspettate, fermatevi! Potrebbe essere pericoloso, non è vero! Il castello è pieno di insidie! Pensateci bene, principe! Tornate indietro! Il castello stregato! Datemi ascolto, Altezza! Principe! Non potete andare laggiù! Fermatevi, Altezza! Commettete imprudenze! Se per disgrazia dovesse accadervi qualcosa, noi cosa faremmo? State tranquilli, sono pronta a sfidare qualunque nemico, sia esso un fantasma o un orco cannibale. Guardate, ci sta andando! Guardate, Altezza! Tornate indietro, vi prego, non è prudente! Non preoccupatevi per me, riuscirò a cavarmela da solo, vedrete, voi aspettatemi lì. Non commettete imprudenza, per favore. Vi prego, Altezza, tornate indietro. Principe! Ah.
sicura che saresti arrivato prima o poi. Ma come? Vorresti dire che tu mi conoscevi già? Sì, ti stavo aspettando. In tutti questi anni ti ho visto nei miei sogni. Ti sono apparso in sogno? Sì, ho sognato che camminavo in uno splendido giardino fiorito, che cantavamo una bellissima canzone, che ballavamo insieme. Per questo adesso sono così felice, perché finalmente tu sei arrivato e mi hai svegliato dal mio sonno. Anch'io sono felice di essere venuto qui. Oh, che bella dormita. Sveglia, svegliati, caro. Ma dov'è nostra figlia? Oh, deve essersi svegliata. Grazie infinite. Fu così che il principe sposò la bella principessa e i due giovani con tutta la corte decisero di abitare nel vecchio castello, dove vissero felici e contenti.